Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi siamo in cucina di Ale perché è casa mia. L'altro Ale non c'è perché è a casa sua, in tempi di Covid dobbiamo arrangiarci e fare dei video separati, ma torneranno i video insieme. E ho pensato di fare una bella ricetta dei burger proteici, fatti con le lenticchie rosse e l'aggiunta di altri ingredienti che vedremo tra poco. Le calorie di questa ricetta sono circa 700, sono più o meno 3 burger di lenticchie, più o meno 90 g di carboidrati, 45 di proteine e 25 di grassi. Vediamo nel dettaglio. Allora, 150 g di lenticchie da cuocere in 30 minuti nell'acqua calda bollente. Poi andremo ad aggiungere un uovo per fare l'impasto e 3 cucchiai di farina. 10 g d'olio e 5 di formaggio che è attualmente in frigo. Alcuni produttori di lenticchie suggeriscono di mettere in ammollo. Io non le metto mai in ammollo, le sbatto nella pentola e cuocio di solito così. Però serve accendere la fiamma perché senza fiamma non si cuoce. Ci vediamo tra mezz'ora. Allora, le lenticchie sono praticamente pronte. Andremo quindi ad aggiungere 2 cucchiai di farina, l'olio, il grana e l'uovo. E 1 e 2. Bene. L'olio che lo pesiamo con un cucchiaio, circa 10 grammi, e poi una spolverata di grana. Ecco qua, via. 1, circa 5 grammi, via. Vedi un attimo che sta finendo una roba. Mescoliamo il tutto e lasciamo raffreddare. Eccolo qua, allora il composto praticamente è fatto, cioè valutate voi, sta in piedi da solo, quindi è perfetto per i nostri burger. Prossimo passaggio è formare dei burger, anche fatti a mano in maniera grezza, una sorta di polpettoni giganti, e sbatterli dentro il pan grattato, infarinarli, per poi passarli alla cottura. Questo tegame, si può definire, fa parte del multicooker. Quindi andrò a cuocere i miei burger. Il sistema di cottura è simile a quello del forno, quindi potete cuocerli tranquillamente al forno a circa 180 gradi, 200 gradi, che corrisponde alla temperatura che utilizzano i multicooker, perché è come se fosse una friggitrice d'aria e raggiunge fino a 200 gradi. Bando alle ciance, passiamo a fare i nostri burger, le nostre forme. Allora, questo è il primo, vediamo. Che è bellissimo. Vi consiglio di fare questo procedimento a freddo, più che altro perché davvero, se lo fate a caldo vi ustionate le mani. Allora, questo è il primo burger, come vedete sembra un vero burger. Passiamo a infarinatura qua. Davvero sarebbe comodo essere in due almeno per riprendere, perché davvero è un po' una schifezza tenere il telefono con le mani fatte tutte di schifo. Un consiglio: spruzzate dell'olio per evitare che il prodotto si incolli completamente. Primo burger dentro. Tac. Quindi non resta che metterlo in cottura, massima temperatura e via. Cuciamo. Cosa molto importante che non vi ho detto: la preparazione di questa ricetta richiede circa un'ora, perché le lenticchie si cuociono in mezz'ora, si deve raffreddare, impastate, prendete, sbattete nel forno, nel multicooker, un'altra ventina di minuti va, quindi circa un'ora, ma sono buonissimi, li potete mangiare riscaldati, li potete mangiare nei vostri panini, insieme alle salse, insieme a tante altre cose buone. Eccoli qua i nostri burger, sono pronti, sono buonissimi, hanno un profumo che è favoloso. Poi domani andrò a condirli con un po' di salsa bar. Allora, l'interno dei nostri burger è sostanzialmente fatto di lenticchie, il composto era quello di prima. Fuori sono croccanti, all'interno sono morbidi. Non vi resta che prepararli e assaggiarli anche voi. Per questo video è tutto ragazzi, non esitate a mettere un bel like, a condividere con i vostri amici e iscrivervi al canale e attivare anche la campanellina qua sotto, così vi arriveranno le notifiche dei nostri video. Fatemi sapere se è andato bene questo video, anche se sono da solo, senza Alessandro, che Alessandro è quello un po' più precisino, io sono quello un po' più impacciato che fa i disastri e sporca tutto. Al prossimo video!